Buonasera amiche ed amici, oggi un mukbang molto veloce, sto per andare a lavoro e non ho tempo di pranzare e di prepararmi roba, quindi faccio un pranzo merenda su e via, non ho neanche tantissima fame e voglio farvi questo pranzo merenda per provare un po' di cosine. Vi faccio vedere in velocità che cosine voglio provare. Voglio provare gli intrecci, che c'è già passato un uccellino, intrecci, i ringo, questi due qua, i baci amaretto, i baci all'amaretto e questa aranciata della Ferrarelle. Bene, e poi anche un'altra cosa che mi stavo per dimenticare, questo Kinder Creamy preso da Odie Store. Bene, allora ho messo questo giubbino non perché fa freddo, ma perché sono già in divisa. C'è scritto il nome del supermercato in cui lavoro e siccome non voglio che qualcuno sappia, nel senso chi mi segue e mi conosce ovviamente sa dove lavoro, ma siccome non voglio che altre persone che mi conoscono solo su YouTube sappiano dove lavoro, mi copro. Bevo un po' d'acqua. Dopo vi farò anche un video se siete tanto curiosi in cui vi spiego il perché non parlo del mio lavoro, non vi dico dove lavoro, nel senso voi sapete che lavoro in un supermercato, ma non voglio dire il nome del supermercato, penso sia ovvio perché, però siccome tanti non lo capiscono, magari farò un video sul perché non vi dico il nome del posto in cui lavoro. Comunque sia, non vi parlerò mai del mio lavoro. Avevo parlato del mio lavoro senza dire il nome, avevo detto un po' così come si svolge, pro e contro nei video passati che però ho cancellato. Assolutamente non parlerò mai di lavoro né di vita privata qui su YouTube. Alcune cose di vita privata ve le dico, ma sono cose insomma normali, ecco, niente di troppo personale. Questo non è un canale che parla delle mie cose personali, è un canale che parla di assaggi, shopping e altre cose non ci sono e non ci devono essere, non voglio che ci siano. Quindi partiamo. Aranciata Ferrarelle, speriamo che non sia fiappa, che non sia moscia come l'acqua Ferrarelle. No, per fortuna questa qua è bella frizzante, quindi approvata. Andiamo ad assaggiare un bacio all'amaretto. Eccoci qua. Avevo assaggiato quelli al caffè che non sapevano tantissimo di caffè. Ora andiamo ad assaggiare quelli all'amaretto. Buoni. Rispetto a quelli al caffè, in questo caso si sente parecchio il sapore di amaretto, quindi approvato. Poi andiamo con questo Kinder Creamy, che non mangerò tutto, ma un assaggino lo faccio. Dovrebbe esserci il cucchiaino. Mi aveva detto anche la tipa che c'era il cucchiaino sotto, eccolo qua. Ok, c'è la palettina. C'è anche il cioccolato normale, cioccolato bianco e anche cioccolato normale. Molto buono, sa di cioccolato Kinder sciolto con riso soffiato. Immaginatevi un Kinder sciolto. Ottimo e cremoso, questo me lo tengo per dopo. Ok, questo approvato. Allora, questi voto 8.
e questo voto 9. Andiamo ad assaggiare il Ringo al caramello salato. Eccoli qua. Allora, fatti così, un po' più piccoli mi pare rispetto ai Ringo classici. Questo dovrebbe sapere di caramello. Ci sono dei pezzettini di sale. Ottimi, veramente buoni, si sente tantissimo, allora il biscotto fragrante, si sente tantissimo il caramello, ma anche il sale, dopo alla fine vi arriva il sapore del sale, quindi super approvati, anche questi do un 8. E poi andiamo a provare gli intrecci, mio marito ieri sera li ha mangiati e ha detto che sono buoni. Sono abbastanza grandi come biscotti. Sono con farina integrale, gocce di cioccolato e grano saraceno. Allora, sono poco dolci, sanno molto di integrale, il che mi piace perché a me piacciono le cose integrali, si sente bene il sapore del cioccolato, l'unica cosa è che sono un po' mosci, come se fossero stati gli aperti, ma ieri sera gli aperti sono passate tipo, che ne so, 10 ore, li ho chiusi con la molletta, cioè di solito anche negli altri biscotti li chiudo e non hanno mai questa cosa, quindi penso sia proprio la loro consistenza un po' moscia. E per questo motivo qua do un 7 invece di un 8, perché però devo dire ottimi. La cosa che mi è piaciuta più di tutti, porcellosissima, è questo qua, questo Kinder. Questo ve lo straconsiglio, è buono, ottimo. Bene, adesso devo scappare al lavoro e insomma... Gente curiosa che volete sapere della mia vita, dei miei problemi, di cosa faccio, di cosa non faccio, cosa ne penso del mio lavoro, non saprete mai niente, non avrete mai niente da dire su di me, da dire Erika ha detto nel video che così così ha parlato di questo di questa, no, scordatevelo, scordatevelo spioni, quindi... io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Peace and love. Ciao ciao.